Anch'io ringrazio per la partecipazione, per l'invito a questo convegno da parte di Tim. Cercherò di raccontare un po' le reti di mobili di futura generazione, quindi le nuove reti, e perché queste hanno e avranno sempre di più un'importanza per la robotica. Sono un tecnologo fondamentalmente, però credo che la tecnologia non vada usata di per se stessa, bisogna utilizzarla in maniera intelligente quando disponibile. Nella presentazione partirei con due concetti chiave che introducono un po' poi le tecnologie, appunto a che cosa servono le tecnologie. Il primo è il concetto di servizi smart o intelligenti, e il secondo è il concetto di intelligenza collettiva. Dopodiché vi racconto alcune delle nuove tecnologie che sono già state citate anche questa mattina e che sono fondamentali per l'evoluzione della robotica, e vi diciamo il focus della presentazione, una volta dato il razionale, sono le reti mobili 5G, le reti mobili 2020. E infine l'applicazione al caso dell'Industria 4.0, quindi al focus anche di questo convegno. Cosa significa la metafora smart o intelligente? Si parla di smart city, si parla di smart factory, si parla di smart energy. In sostanza significa, fra virgolette, umanizzare, è una metafora, la città, la fabbrica. E umanizzare vuol dire dotare, faccio l'esempio della città, dotare la città di organi di senso, che sono i sensori, dotare la città di muscoli, che sono gli attuatori, i robot, dotare la città di un sistema nervoso, che sono le reti, e qui ovviamente come team pensiamo sia importante essere presenti, dotare la città di un cuore, il cloud che vi presenterò dopo, e infine, ovviamente, last but not least, dotare la città di un cervello, che sono poi i centri di controllo. Questo vale per la città, ma vale per la factory e vale per altri concetti. Il secondo concetto che introduce poi al perché certe tecnologie che vi presenterò diventano fondamentali è quello di intelligenza collettiva, che è un termine che è stato introdotto da Pierre Lévy nel 1994 nel suo libro L'intelligenza collettiva. E Pierre Lévy dice: l'informatica della comunicazione è l'infrastruttura tecnica del cervello collettivo. Già qua si sente parlare di informatica, di comunicazione e di infrastruttura, che sono parole chiave per te. E poi dice anche: affrontare difficoltà in modo cooperativo e parallelo richiede la concezione di strumenti atti a filtrare intelligentemente i dati, big data, già si è discusso questa mattina, simulare sistemi complessi e soprattutto comunicare trasversalmente. Ora, per i robot, diciamo in generale che si vada verso l'intelligenza collettiva è un dato di fatto. Semmai uno si può chiedere quanta parte dell'intelligenza di un robot può essere collettiva e quanto può ancora essere individuale o autonoma. Quindi, diciamo, introdotti questi due concetti, partirei dalle tecnologie. Vabbè, Internet, il cyberspazio di Internet è la casa dell'intelligenza collettiva. Questo vale per i robot, ma vale anche per le persone. Nel senso che il cyberspazio di Internet ci permette di incrementare tantissimo la nostra intelligenza. Nel cyberspazio di Internet troviamo, e questo è un concetto che riprenderò anche dopo, le rappresentazioni. Esistono mondi virtuali, ma troviamo anche le rappresentazioni del mondo reale. Faccio sempre un esempio della Smart City. La Smart City, che viene dotata di sensori, di reti, di cervello, eccetera, avrà un'immagine nel cyberspazio, in una piattaforma su Internet, equivalente a quello che sta succedendo nella città in quel momento, allo stato del traffico,
al clima, agli eventi climatici, a se ci sono eventi di affollamento, se ci sono incidenti, emergenze. Tutto questo grazie ai sensori, che possono essere dai più semplici ai più complessi, quindi ai robot, ai droni, verrà inviato su internet, fra virgolette. E quindi in questo senso la città avrà una sua rappresentazione nel cyberspazio, così come anche la factory. Poi ovviamente non è accessibile a tutti, allora internet è un concetto abbastanza ampio, quindi sicurezza, accessibilità, ma ormai i sistemi informatici sono su internet. L'internet delle cose, l'internet of things, come dicevo prima, il mondo reale che entra in internet. Cosa vuol dire una internet of things? Vuol dire che gli oggetti, e gli oggetti possono essere molto semplici o molto complessi come i robot, diventano anche questi smart, anche questi intelligenti, e sostanzialmente vengono dotati di due funzionalità: capacità computazionali, quindi un lampione può diventare intelligente, o una panchina di una città, o un oggetto che si trova in fabbrica, e capacità di comunicazione. Quindi questi oggetti intelligenti devono inviare informazioni e dati, e devono ricevere informazioni, dati e comandi. E i robot sono oggetti intelligenti, anzi direi che nella piramide sono gli oggetti più intelligenti che ci sono. Questi oggetti diventano oggetti internet. Tecnicamente vuol dire una cosa molto semplice, che ogni oggetto sarà accessibile con una URL su internet. Quindi il lampione della città sarà presente su internet, il robot sarà presente su internet. Gli analisti dicono che nei prossimi anni per ogni persona presente su internet ci saranno 10, 100, 1000 oggetti. Quasi a dire che l'internet del futuro sarà sempre meno l'internet delle persone, ma sarà sempre più l'internet delle cose, almeno in termini di numerosità. Big data. Big data, l'abbiamo detto, i dati devono essere analizzati, filtrati, bisogna trovare... I dati ne abbiamo tantissimi nel mondo di internet, bisogna trovare le correlazioni, bisogna trovare i trend e così via. E ci sono tecniche informatiche di big data molto all'avanguardia che permettono di fare queste analisi. Questo è un incremento dell'intelligenza collettiva. Il cloud computing. Cloud computing vuol dire avere dei server in rete, in internet, la rete è sempre internet, che offrono dei servizi a diversi livelli, quindi si parla di IaaS, Infrastructure as a Service, che vuol dire che io in rete ho un sistema operativo, non ce l'ho più sul mio computer, o non ce l'ho più sul robot, ma ho un robot operating system, un ROS, in rete. Il livello successivo è il Platform as a Service, che vuol dire che io in rete, in un server, ho per esempio un database, o per esempio la knowledge base e così via. Infine c'è il software as a service. Software as a service vuol dire che il Word che abbiamo oggi sul nostro PC, l'applicativo software Word, in realtà va in rete, va nel cloud. E poi si parla di robot as a service, e quindi si arriva poi al discorso del perché queste tecnologie sono fondamentali. L'internet of things può essere anche l'internet dei robot, il cloud computing appunto è il robot as a service. I big data permettono di fare queste analisi. E infine, che poi il punto su cui focalizzerò la mia presentazione, le next generation networks e in particolare le reti mobili 5G di prossima generazione, che sono il sistema nervoso, che vorranno essere il sistema nervoso di questa intelligenza collettiva. E quindi ho già introdotto il discorso della robot as a service, e quindi cloud robotics, un termine coniato nel 2010 da Kafner, professore della Carnegie Mellon, e Steve Cousins ha riassunto il concetto dicendo no robot is an island, quindi chiaramente i robot che diventano parte di questa intelligenza collettiva che è disponibile via nel cyberspazio di internet. Quindi i benefici sono mette a disposizione dei robot uno shared knowledge database, quindi mettere una conoscenza condivisa, diciamo così, eseguire dei task
in rete, quindi alleggerendo il lavoro da fare sul cervello del robot in locale, e anche aggiungere delle capacità e delle competenze. Quindi diciamo il cloud, che diventa robotic as a service, grazie alle reti permetterà questo. Ecco, a questo punto, come ho già introdotto all'inizio, le reti mobili rappresentano il sistema nervoso dell'intelligenza collettiva. Siamo partiti, lo sappiamo tutti, negli anni 80 dal TACS analogico e siamo arrivati a oggi, nel 2010, col 4G e quindi l'LTE e l'LTE Advanced. Faccio notare una cosa, e questo ci permette di dire che il 5G è una disruptive innovation, è una rivoluzione nelle telecomunicazioni. Finora le reti mobili sono state pensate per le persone, per permettere alle persone di navigare in internet sempre più velocemente, sempre più efficacemente, in mobilità e così via, ma per le persone. Il 5G è una rivoluzione nelle telecomunicazioni perché non è pensato solo per le persone, ma è pensato per gli oggetti, per i robot intelligenti, quindi pensato per l'internet delle cose. È pensato anche per gestire situazioni mission critical, come ci possono essere anche nelle fabbriche, quindi situazioni in cui ci va un controllo in real time, e quindi parliamo di servizi URLCC, Ultra Reliable and Low Latency Communication. E infine ovviamente c'è la banda, si arriverà a un gigabit per secondo sulla rete mobile. La mobilità è un valore per l'intelligenza collettiva perché permette appunto la fruizione ovunque. Che poi l'intelligenza sia distribuita, centralizzata, non è importante, quindi non stiamo parlando di centralizzare l'intelligenza. L'intelligenza può essere anche distribuita, l'importante è che sia disponibile ovunque e in qualunque momento. Quindi le prestazioni delle reti mobili 5G vanno verso un'evoluzione che permetterà, e questo è molto importante per la robotica, adesso non ho tempo di commentare a fondo questi diagrammi, ma permetterà di avere delle latenze molto basse. Latenze vuol dire il tempo end to end per l'invio di un'informazione. Parliamo di meno di 5 millisecondi e garantiti, cosa che su internet oggi con IP, HTTP non è possibile. Quindi entro 5 millisecondi, se io devo mandare un comando a un braccio robotico, il comando dal momento in cui viene inviato a quando arriva sulle reti verrà garantito un ritardo di 5 millisecondi. Poi ovviamente si tratterà di capire anche i server dove vengono collocati. Non voglio aprire, è un concetto tecnologico abbastanza complicato. Però il punto è che le reti permetteranno di dare una latenza garantita, cioè l'obiettivo è andare a controllare sistemi mission critical, le stazioni elettriche, le fabbriche e così via. Quando? Allora, qui c'è un concetto di standard che è stato già introdotto questa mattina dal dottor Aversa e che mi sembra molto importante. Gli standard per l'automotive, per qualunque cosa, sono fondamentali. Lo abbiamo imparato nelle telecomunicazioni, il GSM ha avuto successo in tutto il mondo proprio perché era uno standard, gli standard delle telecomunicazioni, che è il 3GPP, permette appunto di fornire delle reti a cui chiunque può accedere e chiunque può fornire i dati. Faccio un esempio: quando Apple ha dovuto produrre un telefono, secondo lo standard delle telecomunicazioni, altrimenti il telefono Apple parlava solo con gli altri telefoni Apple. Io quando vado all'estero, arrivo magari, non so, in Inghilterra, accendo il mio cellulare, ovviamente sono TIM, c'è un cellulare Samsung, e chiamo un amico che si trova magari in Italia, che è un abbonato, ahimè per lui, di un altro operatore, magari che ha un cellulare Apple, io faccio la telefonata e ci parlo. Poi mi si scarica il cellulare, tento di attaccare la spina alla presa e non ci riesco, perché la spina inglese è diversa dalla spina italiana. Quindi pensate allo standard, cosa vuol dire anche per l'automotive, per tutte queste cose. Ecco, allora, per le reti 5G ci sarà una release dello standard chiamata Release 15, fine 2017, che servirà per i giochi olimpici invernali in Corea, soprattutto i paesi asiatici stanno spingendo molto, per dare già dei servizi 5G appunto a metà 2018.
Ci sarà poi un release a metà 2018 degli standard che verrà usata nei giochi olimpici di Tokyo 2020. Quindi diciamo che anche se si parla del 2020, già incominceranno ad esserci delle cose molto in breve. Ahimè non ho tempo di parlare dell'applicazione di queste cose alle fabbriche, però penso che sia già stato chiaro da quello che ho detto in precedenza: latenza garantita, possibilità di eliminare reti legacy, Profinet, mettendo delle reti wireless standard che vengono fornite dall'operatore mobile, quindi anche il wireless field bus e così via. Non riesco ad approfondire questo concetto, visto che è esaurito il tempo, finisco qua con un breve video di un minuto in cui vi faccio vedere una Smart City che abbiamo realizzato a Torino all'aperto, nei nostri laboratori, a cui siete tutti invitati, in cui questi concetti abbiamo cercato di implementare e di realizzare. Grazie molto per il tempo.